Federico in quarantena. C'ho dei capelli che sembrano un campo arato di grano. Ho gestito un giro di droga e prostituzione. Ho avuto contatti con un mucchio di gente, anche con la politica, perché il mondo del crimine è fatto di relazioni sociali. E bisogna essere attenti e presenti se si vuole essere al. Le mie ragazze le ho sempre trattate bene. Ho sempre pensato a tutto. Dai vestiti a dottore. Ho avuto anche transessuali. Quelle vanno tantissimo. E con loro ho guadagnato un mucchio di soldi. Però sono molto volubili. Non ci si può fare molto affidamento. Vanno trattate col pugno duro. Qualcuno si è ritirata. Dopo una certa età non sono più tanto richieste. E so di un paio che hanno cambiato vita. Io, la mia, di vita. Non la rinnego, anzi, ero giovanissima quando mi sono innamorata del mio primo marito. Lui aveva 15 anni più di me ed è stato il mio maestro. Tutto quello che so l'ho imparato da lui. Per lui sono stata picchiata e violentata da una banda rivale che voleva metterlo da parte. Ma la sua vendetta non si è fatta aspettare. Lui era un vero boss. Aveva compiuto 10 omicidi. Era un duro. Poi la polizia me l'ha ammazzato. Figlia? A mia figlia io non ho mai fatto mancare niente. Ma poi si è messa con questo l'altro infame. E allora l'ho cacciata via. Le ho comprato. Le compravo qualsiasi cosa desiderasse. Le sue borse partivano da 1.000 e più euro. Per i 18 anni mi
mi chiese il Rolex. Anche lo comprai. Poteva chiedermi tutto. E avrebbe avuto tutto. Poi è rimasta incinta di questo. E io le ho detto, da oggi in poi non sei più mia figlia. Ti sei imparentata con questa gentaglia, quindi fuori da casa mia. Ora altri due bambini. Ne sono sicura che non stia bene come quando era insieme a me. Per i nipoti io ci sono. Ma per lei sono morta. Se vuole riprendere un dialogo con me, bisogna che prima mi chieda scusa. Poi si vedrà. Non mi interessa se andrà in carcere, anzi, meglio, così potrò farmi affidare i bambini e crescerli per bene, non come verrebbero su in quella famiglia di infami. Lo sai che a lui l'ho accoltellato? Magari moriva, ma sta ancora qua. L'ho colpito 3 volte. E purtroppo non avevo una pistola, se no lo avrei pure ammazzato. E invece è ancora vivo. E io mi sono fatta al carcere per tentato omicidio. Ma non me ne pento.